Assessore, in questo Natale a Montevarchi anche le opere di Venturino Venturi, per esempio questo presepe, che vengono ospitate al Museo del Cassero. Siamo particolarmente lieti infatti di inaugurare questa mostra importantissima dell'artista, uno dei maggiori rappresentanti dell'arte contemporanea, tra l'altro valdarnese, Venturino Venturi, qui al Cassero. Il nostro museo ospita tante sculture, in questo caso ovviamente la mostra è dedicata ai presepi realizzati, i tre bellissimi presepi realizzati in bronzo da Venturino Venturi. E oltre ad essere una mostra interessante proprio per l'importanza dell'artista che ha saputo coniugare la tradizione, la cultura, ma anche il territorio, perché noterete che questi presepi hanno tanto del nostro territorio, del nostro paesaggio. Questo è il primo che è stato realizzato, ma poi c'è un'evoluzione anche nella sua storia di artista. Si arriva alla terza opera in cui ci sono veramente i personaggi del nostro territorio, del nostro Prato Magno. Ci sono i contadini, ci sono i pastori, c'è anche il portalegna, il taglialegna, e quindi ci sono delle figure veramente significative. Dicevo che è importante per il legame che c'è tra cultura, tradizione, ma è importante anche questo evento perché è una collaborazione tra il Cassero per la scultura e il Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna nell'ambito del sistema museale del Val d'Arno, un sistema museale che mette in rete tutti i musei e quindi ci permette anche di fare degli scambi di opere nelle altre sedi, ovviamente come quelle di Venturino Venturi, e che hanno come scopo quello di promuovere il territorio, la cultura, ma anche la tradizione. In questo caso la tradizione cui noi tenevamo tantissimo e teniamo tanto è quella del presepe, cioè la commemorazione della nascita di Gesù e la contemplazione del Salvatore.